E ora un altro tema in primo piano nel nostro TG, l'attesa alla Spezia per l'approdo della nave Geo Barents. Paolo Bertuccio. Ok, questo è L. Serve maglietta grande, esatto, e felpa grande. Migranti in aiuto di altri migranti. Nel magazzino della Caritas diocesana ci sono anche gli ospiti del centro accoglienza della Spezia a preparare i kit di abbigliamento per le 237 persone a bordo della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che attraccherà domani pomeriggio o sera al porto spezzino. Ragazzi che purtroppo hanno affrontato anche loro questa esperienza e mettono il loro tempo a disposizione dei prossimi arrivati. Dal centro logistico Caritas partiranno anche i viveri e le brande. Si lavora per mettere a punto la macchina dell'accoglienza in questa giornata interlocutoria, in attesa della nave che, dopo aver avuto ordine dal Ministero dell'Interno di puntare immediatamente verso la Spezia, ha effettuato altri due salvataggi dopo il primo, portando a 237 il numero delle persone recuperate. Il Ministero intende contestare all'equipaggio la violazione del cosiddetto decreto ONG. La Geo Barents attraccherà in un orario ancora difficilmente prevedibile e troppo dipendente dalle condizioni meteo. Nella notte l'imbarcazione ha superato la Sicilia. L'ultimo rilevamento della posizione risale alle 7 di stamani e dà alla Geo Barents poco più di 50 miglia marine a nord dell'isola. Oggi alle 15 in prefettura è prevista una riunione tra tutte le istituzioni e gli enti che si occuperanno dello sbarco e dell'assistenza ai migranti. La Croce Rossa allestirà domattina un ospedale da campo sulla banchina, fornendo anche le torri faro per l'illuminazione notturna. Per eventuali ricoveri è stato designato l'ospedale di Sarzana. Intanto, direttamente dal prefetto di Genova, arriva la conferma che parte dei richiedenti asilo sarà ospitata nelle strutture del capoluogo regionale. Sicuramente mi aspetto una quota che verrà anche in Liguria e come succede quasi, non dico quotidianamente, ma settimanalmente faremo la nostra parte.